arrivate altre domande. La prima dalla signora Paola. Gentile dottoressa, sono una paziente oncologica. Forse le cure con dosi massicce di cortisone o la mia costituzione mi hanno causato, secondo l'ultima MOC, una lieve osteopenia, che la fisiatra intende curarmi con vitamina D di base. Sono in menopausa farmacologica dall'età di 52 anni, ora ne ho 54 e per fortuna pochissimi dolori alle ossa. Cosa posso fare per fermare la perdita ossea? Sono anche allergica ad alcuni alimenti come il glutine e il latte, ma integro la mia dieta con frutta, verdura, frutta fresca, riso, pesce. Non sono mai stata fumatrice, faccio ginnastica dal 92 costantemente, sono alta 1,70 m e peso 65 kg. La mamma, dall'età di 75 anni, ha avuto fratture ossee anche spontanee. Che cosa può gentilmente consigliarmi? Beh, intanto c'è una storia familiare, quindi c'è una storia familiare di osteoporosi. C'è una storia purtroppo personale di una malattia oncologica. Un po' tutti i tumori, siccome in qualche maniera vanno anche per una fase della vita di un paziente, ma a minare quello che è il suo stato di salute, e quindi l'osso è un tessuto molto, molto sensibile a quello che avviene nel nostro corpo, molto più sensibile di quello che noi immaginiamo. Lo possiamo un po' confrontare alla pelle: quando noi stiamo male, la nostra pelle lo fa vedere, così l'osso non lo vediamo, ma lui sente tutto quello che avviene e ne soffre. Ne soffre anche in questo caso perché sono state fatte terapie cortisoniche, quindi il cortisone preso a grandi dosi, come spesso accade nelle forme tumorali, per periodi prolungati, certo va a danneggiare il tessuto osseo. Il fatto che ci sia un'osteopenia, e non so in questo caso di quale livello, naturalmente fa già vedere che probabilmente questi problemi sono in corso, anche se, vista l'età della paziente, l'osteopenia per sé non sarebbe poi un risultato così cattivo, perché ha già superato la menopausa, non è ancora osteoporotica, nonostante tutti questi problemi. È anche vero però che noi sappiamo che farmaci come i cortisonici, anche se non abbassano molto la massa ossea, anche se non ci dovessero portare a livello di osteoporosi, minano molto la nostra qualità ossea. E quindi, in un caso come questo, io prima di tutti farei un bilancio metabolico, prima di decidere qualsiasi terapia, e quindi andrei a misurare calcio e fosforo nel sangue e nelle urine, la fosfatasi alcalina ossea, il paratormone e i livelli di 25-idrossivitamina D3. Sulla base di questo deciderei poi che cosa fare, ma con ogni probabilità io prescriverei un farmaco antifratturativo in un caso come questo, perché è un caso che ha già sofferto molto. E forse un periodo di tempo di terapie, per esempio con farmaci antiriassorbitivi che non hanno nessuna controindicazione per i tumori, insieme alla vitamina D e al calcio solo se quello non è sufficiente nella dieta, e quindi questo va valutato caso per caso. Comunque io in questo caso con ogni probabilità interverrei e fra un anno andrei a ripetere esami e anche la MOC, andrei a vedere quello che accade. Cioè, sono casi in cui bisogna avere più aggressività. Benissimo, la signora Ilaria. Fino a che età nei bambini piccoli è consigliabile la somministrazione della vitamina D? Ah, questa è un'ottima domanda. Certo, bisognerebbe chiederla ai pediatri. Oggi nel nostro paese la vitamina D si somministra nel primo anno di vita, anche se studi, soprattutto condotti in Svizzera, dove questi studi su bambini e sugli adolescenti sono molto, molto avanzati, hanno fatto vedere che la somministrazione, per esempio fino all'età scolare, di vitamina D migliora molto la massa ossea che questi bambini raggiungeranno nella loro adolescenza. Quindi sono stati studiati delle categorie di bambini che hanno la massa ossea, la valutazione massa ossea in adolescenza e confrontati a quelle che erano le somministrazioni di vitamina D che avevano avuto nel periodo infantile. E si è visto chiaramente che la somministrazione di vitamina D fino all'età scolare prevedeva poi un aumento della massa ossea nella popolazione che è stata trattata verso bambini che invece avevano avuto la vitamina D soltanto fino al primo anno di vita. Quindi di questo naturalmente bisogna discutere con il pediatra e parlarne con lui e per decidere poi cosa fare caso per caso. Benissimo, grazie. Qual è la correlazione tra uso prolungato di farmaci e osteoporosi?
Ma l'uso prolungato di farmaci ci sono molti farmaci che causano osteoporosi, quindi forse a questo si riferisce la domanda, e cioè possono i farmaci causare un'osteoporosi cosiddetta in medicina iatrogena, che vuol dire derivata dall'uso di farmaci. I cortisonici sono forse quelli che noi conosciamo meglio. Sappiamo che il cortisone danneggia l'osso, lo danneggia perché agisce a livello competitivo, per esempio con la vitamina D, sull'assorbimento intestinale di calcio. Lo danneggia perché il cortisone inibisce le cellule che formano osso, cioè non permette a queste cellule di formare l'osso in maniera efficiente. Oggi quindi i pazienti cortisonati sono guardati con grande attenzione e si stabilisce di trattarli anche prima di quello che noi faremmo, proprio perché sappiamo che svilupperanno fratture da fragilità con facilità anche in condizioni cosiddette di osteopenia, perché la qualità dell'osso è molto danneggiata, quindi anche se la quantità non fosse così diminuita, la qualità viene a essere molto compromessa. Esistono però altri farmaci. Pensiamo per esempio ai farmaci che oggi utilizziamo in condizioni di tumori cosiddetti endocrino-dipendenti, che sono il tumore mammario e il tumore prostatico. Questi due tumori vengono trattati con farmaci che noi chiamiamo ormonali, ma in realtà sono anti-ormonali. Il primo, il tumore mammario, con gli inibitori dell'aromatasi, che sono dei farmaci che non fanno produrre estrogeni a livello endogeno. Quindi una donna che è trattata con un inibitore dell'aromatasi non produce estrogeni. Ma la mancanza totale di estrogeni, che non è tanto quella dell'ovaio, perché dopo la menopausa questa donna comunque non li avrebbe più prodotti a livello ovarico, ma quello che noi produciamo a livello periferico, dagli androgeni surrenalici. Quando noi blocchiamo l'aromatasi, che è soprattutto nel tessuto adiposo, questo enzima, noi non produciamo più estrogeni. E questo va bene per il tumore mammario, ma va malissimo per lo scheletro. Per cui oggi noi sappiamo che le donne trattate con gli inibitori dell'aromatasi sviluppano un'osteoporosi e fratture da fragilità conseguenti. L'altro farmaco antiormonale che noi utilizziamo sono gli analoghi dell'LHRH, che vengono utilizzati molto frequentemente nel tumore prostatico e che causano non solo una carenza di estrogeni, ma anche di androgeni, perché bloccano la produzione a livello delle ghiandole sessuali. E questo naturalmente è, diciamo, dal punto di vista delle conseguenze, molto simile a quello che succede con gli inibitori dell'aromatasi. Quindi queste due categorie di pazienti, che sono il tumore mammario e il tumore prostatico, che oggi vengono trattati in terapia adiuvante con farmaci che salvano loro la vita e devono continuare a farli, devono però essere osservati con grande attenzione per il metabolismo osseo, perché una frattura da fragilità in un paziente oncologico è interpretata immediatamente come una metastasi. Il paziente andrà incontro a una odissea abbastanza così triste, disperata, perché nessuno ha detto che poteva esistere l'osteoporosi. Verranno fatte diagnostiche che sono anche molto costose, senza parlare appunto dei costi affettivi di una persona, perché sapere di avere una metastasi e poi dopo qualche mese ti dicono non hai una metastasi, sai, c'è soltanto l'osteoporosi, è comunque drammatico, e quindi su queste popolazioni dobbiamo fare più attenzione. Esiste anche un altro farmaco che viene utilizzato molto, un'altra categoria di farmaci che vengono utilizzati molto frequentemente e causano osteoporosi, che sono i farmaci anticonvulsivanti, quelli che noi utilizziamo nell'epilessia. Questi bambini che spesso devono essere trattati dalla più tenera età con farmaci anticonvulsivanti cronicamente possono sviluppare un'osteoporosi proprio perché alcune di queste molecole inibiscono il metabolismo della vitamina D, e quindi ancora di più in questi bambini, quando noi prescriviamo un farmaco anticonvulsivante, dobbiamo accertarsi di quello che è il metabolismo della vitamina D ed eventualmente trattarli anche vita natural durante con delle supplementazioni, perché questi, se no, saranno degli adulti osteoporotici e fratturati. Grazie.